Altro esercizio sul manometro differenziale, stavolta l'incognita è il dislivello da calcolare, dislivello delta H. Il liquido è un olio di densità 8,50 grammi al centimetro cubo e il gas si trova in questa bombola alla pressione di 1,80 atmosfere. Siccome 1,80 atmosfere è di più di un'atmosfera, che è la pressione dell'aria, allora il livello dalla parte del gas è più basso, proprio perché il gas lo spinge più fortemente che non l'aria esterna. E dunque usiamo la formula con il più. La pressione del gas è la pressione atmosferica più la pressione di questa colonna d'olio, dg delta H. L'incognita è il dislivello, quindi prima troviamo dg delta H facendo P meno P atmosferica, quindi 0,80 atmosfere, portiamo in Pascal, un'atmosfera a 101.300 Pascal, sono 81.000 circa Pascal. Quindi troviamo delta H dividendo 81.000 Pascal per dg, densità dell'olio che portiamo da grammi centimetri cubi a chilogrammi metri cubi moltiplicando per 1000. Per G, accelerazione di gravità, e il risultato è 97,3 cm. Questo è il dislivello che crea questo gas a 1,80 atmosfere nell'olio. L'unità di misura viene metri, perché Pascal diviso chilogrammi metri secondo quadrato, intanto chilogrammi metri al secondo quadrato fa Newton, metri cubi rimane, Pascal è Newton diviso metri quadrati, quindi questo newton va via con il newton che sta al denominatore, metri quadrati va via con metri cubi e rimane metri.